Maurizio Battista, ben trovato, è un piacere averti con noi. Ben trovato a te e a voi, grazie Francesco, dimmi tutto. Sì, il prossimo 28 agosto sarai a Pescara con lo spettacolo Ma non deve andare tutto bene, che segna un ritorno alle scene dopo questo periodo particolare. Che tipo di serata Sì, sarà? insomma, che tipo, scusa Francesco? Sì, che tipo di serata sarà? Stasera da un po' si parlerà di questa maledetta piaga in chiave chiaramente ironica, con osservazioni grossomodo allegre, anche un po' polemiche però. E poi si parlerà dell'improvvisazione, quello che succede durante la serata, qualche cavallo di battaglia, insomma, saranno due orette in allegria, insomma, maggiormente è il fatto del Covid, insomma. Ecco, il titolo, visto come non doveva andare tutto bene, Sì. e io Sì, ti dimostro che tutto bene non c'è andato assolutamente. anche un po' per risollevarci, diciamo così, a Sì, livello. anche perché poi certe cose, se tu le vai un po' a dissacrà, c'è il rischio che è meglio pure, no? Sì, poi secondo il tuo punto di vista, com'è cambiato il modo di relazionarci? Cosa ci toglie questa situazione e quali nuove occasioni ci offre? Guarda, il problema è che io rimango parlando anche dello spettacolo, argomenti accenno. Io dico, se andrà tutto bene saremo migliori. Allora, non andrà tutto bene, non saremo migliori perché la gente è peggiorata, e anche nel livello lavorativo, lavorare con, che ne so, 1.000 posti, 1.000 persone, lavorare con la gente con le mascherine non è un bel vedere. Francesca, dico Sì, proprio la verità, lo facciamo più da nascosta che per lavorare, perché non è una grande emozione, però toccherà ripartire da qualche parte, bisogna comunque riprendere. no? Sì, non ripartire, magari se le chiamo le ferite ma non morti, che te devo dire? Però certo, io vado con sempre molto piacere in Abruzzo, tanto come arriva al D'Annunzio, e cerchiamo di stare insieme una serata in allegria, un po' di osservazioni, un po' di incazzature, un po' di risate, insomma, 2 ore voleranno, poi c'è qualche richiesta del pubblico, perché è complicato pure adesso fare cose, Francesco, la verità, a livello proprio tecnico, e tu puoi vedere, quelli che lavorano sono pochi o niente, Sì. perché in questo momento lavorare è complicato, anche per me che sono, insomma, uno che fa tanti anni. Non è facile, insomma, lo spettacolo è così, mettiamo un po' di virus, queste cose qua, le mascherine, tutto quello che può essere le contraddizioni che ci possono far ridere, e poi andiamo avanti pure con l'improvvisazione. E poi io chiedo alle persone, che vi piace sentire, che argomento volete, perché è uno spettacolo fatto col pubblico, perché io lo faccio per il pubblico, cioè non è che vengo lì a fare il poeta, il sergente o il filosofo, sono uno che viene lì per divertire e divertirsi soprattutto. Sì. Poi questo spettacolo arriva dopo il successo record del Teatro Olimpico di Roma e la trasmissione realizzata per Rai 2, poco di tanto. Questo dimostra la buona qualità degli spettacoli e la sempre crescente empatia con il pubblico, come Soprattutto dicevi. c'è la genuinità, scusa se dico la genuinità, l'onestà di raccontare cose che io conosco, non vado a raccontare cose per raccontare. Io so questo, Francesco, genuino, so acqua e sapone, pure parmigiana, come ti pare. Io non vado lì a non c'ho un inizio, non c'ho una fine. Però so solamente che quando noi chiudiamo gli spettacoli, la gente è divertita. Quando andiamo al teatro, come hai detto, 47.000 spettatori in un mese è qualcosa, e non sono numeri facili. Che io poi te lo dico così in simpatia, con un profilo molto basso, è perché questo è il mio carattere, Francesco. Però non sono numeri facili, specialmente in questo momento. Domani sto a Catania, io, no? All'Arena Falcone Borsellino. Cioè, portare 700-800.000 persone domani lì non è facile. Sì, è difficile, sì. Ma è difficile, però ce la facciamo, ringraziando Dio, Francesco. Sì, poi prima accennavi, quasi hai un po' menzionato la città di Pescara, il Teatro d'Annunzio. A scuola ho avuto un maestro di Pescara, Viola, ho visto altri tuoi Sì, abbiamo un spettacoli. amico, mazza che memoria che c'è, perché se ne ricordavo te, si chiamava di Pescara proprio Viola Nicola, e mi ha fatto le elementari. Vedi la differenza? Sono passati 55 anni e io ancora me lo ricordo. Mi ricordo che era di Pescara, mi ricordo il nome, perché erano gli anni che gli insegnanti valevano qualcosa anche come ricordo, come crescita. Capito? Non era un impiegato che stava a fare una cosa, era un insegnante. Formavano in tutti i sensi. Come, Francesco, scusa, Formavano in sento tutti come. i sensi, sia a livello scolastico culturale, ma anche a livello personale. Sì, bravissimo, forse in quei tempi ti dava pure un po' di educazione. Oggi, ma non per gli insegnanti, io li rispetto,
impiegati sostanzialmente, qualcuno ci mette pure il cuore, però sono impiegati e lavorano anche in un settore che in questo momento specifico non è facile, diciamo a tutta Francia. Sì. Capito? Però i maestri della volta erano i maestri della volta, dai. Poi c'è questo aspetto, diciamo, il maestro di Pescara, poi quando ti sei trovato in questa città, bene o male il pubblico ha risposto sempre bene, quindi con che spirito torni? Sì, cioè, per quello la non è vostra. molto bello se vuoi fare un po' di improvvisazione, però poi lì apro se ti ho divertenti, poi siamo stati a Basto l'altro giorno, bella serata, pure lì andiamo avanti, senza voler essere migliore del pubblico, il pubblico è sempre il migliore, perché chi paga un biglietto che sceglie per venire è il migliore. Poi in questo momento che ci stanno, il sole per vedere la temperatura, devi firmare dichiarazioni, devi dare numero, oggi è una missione impossibile per uno spettacolo. Sì, proprio alla luce di questo, in conclusione, che invito fai al pubblico a partecipare al tuo spettacolo di Pescara di venerdì, anche alla luce di questa situazione? E chi viene è un eroe, veramente, no? Eroe dei nostri tempi. Lo ammiro, i bacetti, poi durante lo spettacolo te ne accorgeremo. Però chi viene e si divertirà un paio d'ore, d'ore. Chi non viene, che c'ha da fare meglio, faccia meglio però. Io gli sono onesto, perché non mi pare che devo venire a fare la marchetta. Se non c'hanno niente da fare, io sto lì, li aspetto il d'annunzio col cuore aperto. Se c'hanno da fare cose meglio, facessero cose meglio, dai tu. Non posso essere una priorità, Francesco. Non Grazie vado a tu proprio essere una priorità. mille.